Alle ore 14 del 21 di ottobre, ovvero pochi minuti fa, la conferenza dei servizi, presupposto fondamentale per l'autorizzazione all'approdo della nave di rigassificazione nel porto di Piombino, si è conclusa con parere favorevole per prescrizioni, con quindi l'esito positivo rispetto alla sua collocazione. Naturalmente la nave rimarrà dal momento in cui entra in esercizio per 3 anni e entro 45 giorni con prescrizione assoluta SNAM dovrà indicare sulla base degli studi e delle verifiche che sta facendo sull'intera costa italiana dove montare la piattaforma offshore dove la nave fornirà il suo servizio nei 22 anni successivi ai primi 3 anni in cui starà a Piombino. Questo è il risultato di un lavoro di 35 enti che sono stati chiamati e di 87 osservazioni che sono state trasmesse, inviate da anche altri enti. Io ritengo che sia stato un lavoro molto approfondito, la mole di materiale che mi lascia in termini di pareri, osservazioni, valutazioni tecniche è una mole consistente che ha visto note osservazioni, deduzioni, controdeduzioni e infine a tirare le somme la riunione di oggi anticipata naturalmente da tutte le versioni scritte. Il parere favorevole della conferenza dei servizi è la condizione determinante perché io rilascerò l'autorizzazione nell'arco di qualche ora. Voglio, proprio per dare un metodo, anche se naturalmente è un atto diverso da quello della conferenza dei servizi, arrivare ad approvare in giunta il memorandum Piombino che costituirà fonte di intesa con il governo presupposto appunto per l'autorizzazione. Questo avverrà lunedì pomeriggio, nelle ore immediatamente successive, fra lunedì sera e martedì mattina, firmerò materialmente l'atto che consente a SNAM di iniziare i lavori.